Continuiamo il nostro viaggio, il nostro cammino, entrando nella fecondità spirituale di Padre Pio da Pietrelcina. La fecondità spirituale che si dimostra appunto dalla famiglia spirituale che è cresciuta e si è formata attorno a Padre Pio, attraverso tanti suoi figli spirituali, di cui oggi alcuni già arrivati agli onori dell'altare, come per esempio la beata Madre Maria Gargani, e molti altri sono in cammino, sono già servi di Dio, molte inchieste diocesane sono già terminate e stanno nella fase romana. Abbiamo visto nelle puntate precedenti il rapporto di Padre Pio con Maria Pail, famosa figlia spirituale di Padre Pio, e abbiamo iniziato ad abbozzare il rapporto tra Rachelina è come dire il nome di affetto con cui veniva chiamata Rachele Villani. Rachelina Villani, un'anima bella, un'anima certamente santa, un'anima cresciuta all'ombra di Padre Pio. Non mi attarderò sulla sua semplice vita, già abbiamo detto qualcosa in precedenza, una vita fatta di povertà, una vita fatta di fatiche, perché la vita rurale di San Marco e Lamis, dove lei è nata e dove lei è vissuta per un certo tempo, prima poi di trasferirsi per volontà di Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo, era una vita piuttosto faticosa, soprattutto ai suoi tempi, dovuta alla povertà. Ricorderete che abbiamo detto che il papà dovette emigrare in Australia per poter far crescere e nutrire la sua famiglia. Ma nonostante tutto questo, Rachelina cresceva nella semplicità e cresceva nella fede. La sua giornata, scrivono Lucia Villani e Francesca Daniele, in un opuscolo, diciamo, stampato in proprio, la sua giornata iniziava sempre con la preghiera e finiva sempre con la preghiera. E vedremo anche nelle prossime puntate il rapporto di, o meglio, la vita di preghiera di Rachelina, una vita di preghiera senz'altro cresciuta all'ombra di Padre Pio. Dicevo, una ragazza semplice, una donna semplice, ma da una fede veramente forte. Una ragazza che certamente ha vissuto la sua vita con i piedi per terra, ma il suo sguardo era sempre rivolto in cielo, perché in cielo c'è Gesù, era solita Rachele Villani ripetere alle persone che incontrava. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!